è vetusta, quindi diciamo che molta acqua va persa. E ci sono dei piani di intervento qui nella provincia di Savona? Intanto bisogna dire che è vero che la rete idrica presenta dei difetti e delle perdite, ma non sono così elevate come si dice. La realtà è che delle perdite denunziate, che vanno a seconda delle regioni dal 30 fino al 60%, sono in gran parte perdite di fatturato, e cioè sono gestioni e prelievi abusivi o forniture che non vengono regolarmente fatturate. In realtà la rete idrica italiana è una rete che non è tra le peggiori d'Europa, mentre assolutamente disastrosa è la situazione della depurazione delle acque. In questo siamo il fanalino di coda dell'Europa, la Spagna probabilmente già più avanti di noi. Di che cosa ha bisogno un depuratore, specialmente se in riva al mare? I depuratori hanno bisogno di essere costruiti secondo moderne tecnologie, devono essere di dimensioni intermedie tra il piccolo depuratore e il grande depuratore. Il piccolo non serve a niente e il troppo grande rischia di non essere funzionale per le necessità di una regione come la Liguria, che è fatta di insediamenti di limitate dimensioni. Occorrono quindi depuratori che abbiano una potenzialità variabile dai 50 ai 150 mila abitanti equivalenti. E come